Allora, nel giorno in cui ci arriva una notizia ferale, la scomparsa di un amico di Nonda, Philippe Daveriot, che ricorderemo, arriva nelle redazioni e nelle vostre case una notizia bomba. Silvio Berlusconi positivo al Covid e con lui buona parte della sua famiglia. Mistero ancora sulla tempistica del contagio, ma è un segnale ovviamente brutto. Noi facciamo tutti i massimi auguri a Silvio Berlusconi, ma non possiamo non discutere di quello che sta accadendo oggi in una fase molto importante della politica italiana. E ovviamente, oltre a quello che diceva poco fa Luca, c'è comunque sempre la grande incognita delle elezioni regionali, con due regioni in particolare che vengono monitorate, sono la Toscana e la Puglia, dove il centrodestra avanza ed evidentemente in queste due regioni simboliche, oggi governate dal centrosinistra, diventerebbe determinante la vittoria della destra anche in funzione della stabilità del governo. Di questo ne parliamo con una illustre ospite che finalmente abbiamo deviso in studio, Marianna Aprile. Ma è la più grande opinionista contemporanea vivente. Io te lo faccio sempre dire perché non solo hai ragione, ma mi piace anche il tono con cui lo dici. Vorrebbe fare il candidato sindaco di Varese ed è stato il presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni, dalla sua war room. Buonasera Maroni, la vediamo circondato di cimeli, nonché editorialista del quotidiano Il Foglio, ma la vediamo circondata da antichi cimeli della fu Lega Nord, per la fu indipendenza della Padania. Uno degli uomini più importanti fra coloro che stanno tenendo sotto controllo questa epidemia è il professor Richeldi, bentornato in onda, anche lui un abitué ormai. E ultimo, poi, ma in realtà, come dire, primus inter pares, come dicono i latini, Luigi De Magistris, sindaco di Napoli. Allora, pochi minuti e subito in onda con una puntata ricchissima. Tra poco. Pure il latino, Davide. Hai bravo. Visto che roba? Bravo. Andiamo. Buonasera al pubblico di Nonda, mercoledì 2 settembre, la notizia è arrivata poco fa in tutte le redazioni, Silvio Berlusconi è positivo, asintomatico al Covid. Allora, oltre a fargli ovviamente i migliori auguri, seguiremo la vicenda per poi parlare della questione delle regionali, di questo testa a testa che si profilerebbe in Toscana e Puglia. Ma non solo, grandi ospiti stasera con noi, Luca Richeldi, pneumologo del Policlinico Gemelli, nonché membro autorevole del Comitato Tecnico Scientifico, buonasera professore. Roberto Maroni, che in un'intervista oggi a Cremonesi sul Corriere della Sera ha dichiarato la sua disponibilità a fare il sindaco di Varese ed è collegato dalla sua war room della Lega, casa sua immagino. Buonasera. Questa, però. Buonasera, no, ma buonasera il museo Maroni. Della Padania contemporanea. Il museo, quel che rimane dei cimeli della Padania libera, mi pare, no? Poi ne parliamo. Poi va ne bene, parliamo. Va bene, senza problemi. Allora, grazie. Luigi De Magistris, sindaco di Napoli e Marianna Aprile, buonasera. Che è in studio con noi, buonasera. Con 5 secondi di suspense. Certo. Benvenuta. Allora dobbiamo però fare una piccola cerimonia civile, caro Davide. Aprire questa puntata con un grande ricordo. Una persona che è molto affezionata, che è stata molto affezionata, è importante sia per Luca che per me. Io personalmente l'ho conosciuto ben 15 anni fa in quel di Milano. Noi lo abbiamo avuto più volte, nostro ospite. E purtroppo vi dobbiamo rivelare che quest'estate lo avevamo cercato tante volte ancora e lui ci aveva gelato David con quella comunicazione, sono troppo stanco. Perdiamo forse uno dei grandi intellettuali cosmopoliti che l'Italia ha avuto, allora la cosa migliore è ricordarlo. Lo invitiamo in una puntata a raccontare la storia d'Europa in un duello con Sgarbi sui quadri, una delle puntate più divertenti. Andò tutto bene finché a un certo punto non iniziarono a litigare sul viandante di Caspar Friedrich. Sgarbi diceva che era un paesaggio metafisico ed era formalmente corretto, ma lui esplose e disse: ma Vittorio, non capisci, quella è casa mia, cioè la Boemia, le montagne, la Mitteleuropa, l'Alsazia, la Francia, la Germania, tutte le sue patrie. Ma lui diceva di sé: sono un lombard cosmopolita. Allora sentite questo frammento in cui Philippe Daverio partiva da Botticelli per raccontare tutto. Pensate alla primavera di Botticelli. Primavera di Botticelli. A questa roba che è contemporaneamente chic e misteriosa, contemporaneamente sexy e severa, che ti rappresenta una cosa che non la capisci subito se non hai percorso un'iniziazione. Sexy, virginale, anche, virginale. Non corrotta. Sì, non corrotta, ma con delle promesse intrigante. Perché quel quadro, secondo lei, rappresenta meglio l'italianità? Because Italy is chic. Perché l'Italia è chic, è intimamente chic e non è mai troppo boriosa. È
l'unica parte d'Europa dove il chic non ha la puzza sotto il naso. Cioè, il chic tedesco è uscito da... non voglio offendere nessuno, ma è un po' inamidato. Il chic francese è un po' Luigi XIV. È un po' parigino. Cioè, è un po' parigino. Il chic italiano può esserci a Treviso, che c'è gente chic a Treviso. Cioè, il chic può essere a Parma, può essere anche in un angolo... Anche a Busseto. A Busseto. Maestro, allora, maestro. Marianna Aprile, Philippe Daverio ci vorrebbe molto per scrivere la sua biografia, ma ricordiamo soltanto due cose. Uno, è stato il sindaco nella giunta di Formentini per la Lega, ma lui era indipendente, era un intellettuale eterodosso e per quella scelta, lui lo ricorda sempre, fu poi castigato dal politicamente corretto di una parte della sinistra. Assessore poi è stato anche candidato con Più Europa, ma era un alsaziano, insomma è un uomo davvero complesso, professore universitario pur non essendosi mai laureato per sua stessa ammissione. Grande divulgatore e un uomo in grado di farti vivere le opere d'arte e la cultura e farla diventare di massa. L'ennesima, ce ne fosse bisogno, dimostrazione che solo chi è sceso a patti con tante identità e con tante culture, certo, e con molti incontri riesce a raccontarle agli altri e a farsi voce per qualsiasi orecchio, non solo per quelli più avvezzi allo studio delle cose immaginate come alte, ma non dimentichiamolo, le opere d'arte nascono come nascono i libri, nascono per divulgare, per raccontare storie per chi non sapeva leggere. E quindi Biblia pauperum, la rilettura colta di quelle storie nate per gli incolti è una cosa che riesce a pochi. Baroni, forse c'ha un ricordo lei di quel rapidissimo di quell'epoca, di quel periodo? Formentini, sindaco di Milano, una giunta, la prima giunta leghista dopo Tangentopoli, peraltro, se non ricordo male. Sì, la prima giunta leghista di Milano, prima a gennaio, c'era stata quella di Varese, naturalmente, col primo sindaco leghista di una città capoluogo di provincia, ma Milano era Milano. E io mi ricordo quando Philippe Daverio venne contattato per fare l'assessore, non era iscritto alla Lega, e lui disse: lo faccio volentieri ad una condizione, che posso fare quello che voglio. E io guardai Marco Formentini e soprattutto Bossi, e Bossi disse: va bene, perché lo conosceva, e direi che è stata una sfida sia per lui che per noi, perché la Lega monocolore leghista, prendere uno come lui, punto interrogativo. E effettivamente è stato veramente da parte sua una grande disponibilità per un partito che non conosceva, la sua prima esperienza, ma è stato davvero un'esperienza di grande successo a Milano. Bene, era un ricordo che volevamo fare anche con Maroni, e l'ho conosciuto bene, fu anche un grande mercante d'arte. Una volta gli chiesi: qual è il pezzo più costoso che hai venduto? Mi disse: un quadro di Boccioni, 10 milioni, poi fece una pausa, comunque la percentuale del gallerista è il 10%, perché sosteneva che il sangue e l'arte si impastano e il denaro si impastano sempre molto fluidamente. Allora, la notizia del giorno, io vorrei che cominciassimo dal professor Richeldi per avere la sua valutazione sui contagi di oggi, e poi andremo subito ovviamente a discutere di che cosa rappresenta anche simbolicamente questo contagio di Berlusconi. Il corpo di Berlusconi, il re taumaturgo, sono usciti libri, saggi, la sua malattia spesso è diventata passione e quindi racconto politico, forse lo diventerà oggi, ma questo lo vediamo con De Magistris. Invece lei, professor Richeldi, ci spieghi qual è la fotografia dell'Italia in questo giorno, come dire, di ripresa di settembre, come la vede? Ecco il vetrino con i contagi. È la fotografia di un paese che sta mettendo in atto tutte le misure necessarie per cercare di contenere la trasmissione di questo coronavirus, cioè l'aumento del numero dei tamponi, l'intensificazione delle attività di tracciamento e in questo senso probabilmente anche la positività riscontrata oggi in un personaggio come importante come Silvio Berlusconi riscontra questa attività. E soprattutto il tracciamento di persone, identificazione di persone che sono sostanzialmente in buone condizioni, francamente molte anche asintomatiche, che però se non venissero isolate, se non venissero condotte in una misura di diciamo quarantena e di isolamento, potrebbero portare col tempo a tornare a quella circolazione virale che poi colpisce anche le popolazioni suscettibili. Ricordiamoci che stiamo vedendo un lento aumento dei ricoveri.
sia nelle terapie intensive sia nelle corsie degli ospedali. Questo come si spiega? Questo è un segnale che certamente ci deve mettere. Questo si spiega col fatto, lei si ricorderà quando si trasmetteva dalla Protezione Civile e si diceva che i decessi purtroppo non calavano e i ricoveri in terapia intensiva calavano lentamente. Sì. Sono gli ultimi, diciamo, dati che calano, ma sono anche gli ultimi che ricrescono. Quindi quello che stiamo vedendo adesso è una coda in parallelo, a specchio, di quello che vedevamo a marzo. Dobbiamo stare molto attenti perché noi non vogliamo che ritorni la pressione sul servizio sanitario e quindi per questo le attività di tracciamento, di controllo e di tamponamento delle persone che sono contatti o che hanno i sintomi è così rilevante. Allora, De Magistris, Berlusconi è, abbiamo detto che si è sempre dichiarato un guerriero, di lui il suo medico Scapagnini disse è tecnicamente immortale, quando in una famosa intervista a Repubblica Mario Calabresi rivelò di avere il tumore, disse combatterò questa battaglia, la vincerò, quindi noi gli facciamo gli auguri proprio di stravincere anche su questa positività che, ripetiamo, non è, secondo tutto quello che ci raccontano, sintomatica. Volevo chiedere, lei che è un avversario di Berlusconi, che cosa ha pensato in queste ore? Ma in primo luogo mi associo agli auguri di pronta guarigione. È la dimostrazione che questo virus circola tra tutti, senza alcuna distinzione sociale, anzi probabilmente colpisce, lo sto vedendo anche a Napoli negli ultimi giorni, come fu a marzo, le persone più agiate, le persone che hanno più contatti, e quindi è la dimostrazione che uniti con le cautele, le precauzioni e il rigore che diceva il professore prima, bisogna affrontare questa seconda ondata che vede un aumento forte anche al sud rispetto a marzo, però per ora una pressione molto minore rispetto al sistema ospedaliero, un'età anagrafica che si è molto abbassata. Tenete presente che Napoli è la città d'Europa che ha il più alto numero di giovani e i dati degli ultimi giorni ci portano un'età media intorno ai 25 anni, quindi rispetto a prima questa è un'evoluzione che va monitorata con molta attenzione. Allora, prima di sentire subito Marianna Aprile e ovviamente Maroni, vediamo in questo brevissimo servizio, se ce l'abbiamo già pronto, no, ancora non c'è, dove avremmo voluto, tra poco ve lo faremo vedere, ricostruire che cosa si sa esattamente della positività asintomatica di Berlusconi. Ma allora rimaniamo sul punto, sempre con Marianna Aprile. Sì, no, io... Cosa ti colpisce di questa notizia? Ma in realtà no, nulla, nel senso che della salute di Silvio Berlusconi noi siamo abituati a sapere molto, forse anche troppo, più di quello che avremmo in questi anni voluto sapere. Abbiamo avuto, in una definizione meravigliosa di Filippo Ceccarelli, la prostata innocentista ai tempi dello scandalo di Noemi Letizia. Abbiamo saputo tutto dei suoi viaggi negli Stati Uniti per i problemi cardiaci, abbiamo saputo dei trapianti, personalmente ho interpellato dei tricologi per farmi spiegare tutto dei suoi capelli, di come li ottiene tutte le mattine, perché come è giusto li cura. Di un leader politico il sapere corpo tutto. Di Silvio Berlusconi, non sto a citare il saggio di Belpolitica, che credo sia una pietra miliare da questo punto di vista, il corpo del capo, il corpo di Berlusconi è da sempre, da quando è sceso in campo, argomento di discussione politica e non solo, e con tutta, diciamo, la cautela che le malattie richiedono, in qualche modo il fatto che lui puntelli anche la pandemia facendosi in qualche modo portatore del Covid, cioè, si inserisce nella sua personale narrazione del suo corpo nel tempo che ha vissuto. Fra l'altro era stato molto prudente sul Covid, aveva spiegato che lui lo considerava un virus molto serio e in queste ore dice, anche con lo spirito che hai riassunto tu Marianna, far sapere, farò campagna anche con tutti i limiti che la quarantena mi imporrà, comunque attraverso i social, su internet, farà campagna elettorale. Maroni, lei cosa ha pensato? Lo conosce molto bene il Cavaliere? Lo conosco molto bene, sono un po' preoccupato, non per lui, perché a cui auguro naturalmente ogni bene e sono certo che non uscirà bene, sono un po' preoccupato perché, sapendo quanto è stato
prudente, come si è detto, tutte le precauzioni che ha messo in campo in questi mesi proprio per evitare il contagio. Il fatto che nonostante tutte queste precauzioni il virus sia arrivato anche a lui mi preoccupa non tanto per lui ma per quello che potrà succedere per esempio nella scuola, perché se tutte le precauzioni messe in campo dal presidente Berlusconi non sono servite, mi dico, serviranno quelle minori messe in campo per la scuola a evitare il contagio, e questo mi preoccupa un po', perché se dovesse succedere lì sarebbe un ritorno della pandemia in misura assolutamente drammatica e incontrollabile. Richeldi, prima di vedere il servizio che allora è pronto, lo commentiamo questa considerazione molto giusta anche che ci ha fatto Maroni, cioè ci deve far pensare che effettivamente, quando diciamo, non è retorica, convivere con il Covid vuol dire abituarci a questo, cioè a un'elevata possibilità di essere, benché vada, positivi asintomatici. Richeldi. Beh, noi diciamo conviviamo con migliaia di malattie, con migliaia di germi, di virus, di batteri, di funghi e tutto quello che ne consegue. Quindi abbiamo stabilito un ambiente per il quale riusciamo a convivere, e come vediamo molti dei casi che scopriamo oggi sono casi in cui il sistema immunitario dell'individuo riesce a vincere sul virus. Quindi non c'è niente di strano in questo. Per quello che diceva l'onorevole Maroni, è vero, è un virus molto trasmissibile. Certamente abbiamo visto almeno una situazione a rischio sui telegiornali, cioè una persona verosimilmente che poi era positiva, che parlava a breve distanza senza uso di mascherine appunto con Silvio Berlusconi, quindi probabilmente qualche contagio ci sarà stato anche in quell'ambiente. Non è facile difendersi, naturalmente, per questo motivo dobbiamo almeno in questa fase mantenere molto alta la guardia su quelle misure di distanziamento e uso delle mascherine, che sono veramente la nostra salvaguardia, almeno al momento. Professore, fra un po' vedremo il pezzo di Luca Sappino su questo e ciò su cui è esploso la rete, però se l'incontro fosse quello, visto che abbiamo una datazione certa, lei parla dell'incontro con Briatore, no? Ci sono le immagini, e quella del 12 agosto, allora i tempi dell'incubazione del contagio non tornerebbero, quindi Briatore almeno su questo dovrebbe essere innocente, oppure anche i tempi del contagio possono essere più lunghi, questo è importante per noi per saperlo, perché se dal 12 agosto a oggi sarebbero 19 facciamo giorni. Facciamo così, Richeldi, siccome no, è esattamente il tema del servizio, le facciamo rispondere dopo, perché Luca ha giustamente anticipato il tema, e bene, quindi lo vediamo, la nostra Mentuccia ce lo racconta. L'agenzia esce alle 18.36 di oggi. Silvio Berlusconi è positivo al Covid-19. La notizia è un tuono in una giornata in cui i contagi hanno ripreso a galoppare dopo la ormai consueta pausa del lunedì. Berlusconi positivo. In pochi attimi il Tribunale del Web ha già deciso che la notizia vera è un'altra. Briatore contagia Silvio Berlusconi. È lui l'untore che ha fatto capitolare il presidente dopo che per mesi lui aveva fatto di tutto per mettersi al riparo dal virus. La prova è in questo video Instagram del 12 agosto. Grande giornata oggi, sono venuto a trovare il mio amico presidente, che gli voglio tanto bene. Lo trovo in forma. Bravo. Grazie. Silvio. Grazie di cuore, auguri. Non c'è ovviamente nessuna evidenza scientifica che sia stato davvero il contatto di quel giorno a provocare il contagio. Ma inutile girarci intorno, è anche chiaro che il focolaio sviluppatosi al Billionaire abbia dimostrato una forza che è sconsigliabile prendere sotto gamba. E Berlusconi di certo il Covid l'ha subito preso seriamente. All'esplodere della pandemia, infatti, il cavaliere si era rifugiato nella villa in Costa Azzurra di Marina, un ritiro blindato da cui era riemerso solo 4 mesi dopo, per rientrare ad Arcore senza mai commettere imprudenze. Fino a quando, il 17 luglio, si era trasferito in Sardegna continuando ad osservare una procedura di garanzia rigidissima, un tampone ogni settimana per non correre rischi. Dal 17 luglio invece Briatore viaggia come una trottola tra la Francia e l'Italia. Il 31 agosto è al Twiga di Forte dei Marmi, il 3 agosto inaugura una pizzeria a Monte Carlo, il 7 vola a Roma, il 10 si sposta in Sardegna. E siamo arrivati al 12 agosto, il giorno dell'incontro. Grande giornata oggi, sono venuto a trovare il mio amico presidente, che gli voglio tanto bene. Lo trovo in forma. Bravo. Grazie. Silvio. Grazie di cuore, auguri.
Allora, Marianna, perché secondo te scoppiano tutte queste dietrologie, queste teorie anche cospirative? Cosa c'è? Come metteresti al netto di tutte le chiacchiere in fila i tasselli di questo racconto? Ma in realtà scattano dietologie su qualsiasi cosa, figuriamoci quando ci sono di mezzo l'ex presidente del Consiglio e mister billionaire finito nei guai col Covid dopo aver minimizzato sui rischi. Cioè, credo che sia un male inevitabile, un tic del web. Insomma, schifezze di basso gusto. Sì, quelle siamo tristemente abituati su qualsiasi caso di cronaca e non... Ecco, Richeldi, però, senza analizzare questa foto che voglio dire si commenta da sola, evidentemente comunque erano tranquilli e sereni di poter stare in modo ravvicinato, no? Adesso non è che possiamo... andare a fare il processo a una foto, no, però indubbiamente tornano. Però dico, se indubbiamente... quello è il 12 agosto, però il tempo di contagio si allunga a quasi 20 giorni. Sì, però posso dire, se quella immagine loro fossero a distanza o avessero le mascherine, le dietologie non ci sarebbero. Ecco, questo è il tema. Il fatto che siano contigui e senza protezione può alimentare l'ipotesi che ci sia qualcosa che non... Chiediamo a Richeldi, scusi, certo, professore, vede che ci stiamo ponendo tutte queste domande, ma invece non per parlare di Berlusconi, ma per parlare, come dire, della profilassi da tenere. Fermi, scusi, notizia sociale dell'ultimo minuto, importante. Sì. Positivi al Covid i figli Luigi e Barbara. Lei ha avvertito i sintomi che sono durati un paio di giorni. ANSA, pochi secondi fa. Positivi al Covid i figli Luigi e Barbara. È una conferma ufficiale di quello che dicevamo già in telegiornale. Professor Richeldi, una cosa, aumenta... come dire, può aumentare il tempo di incubazione e soprattutto ieri il professor Bassetti, che era al suo stesso posto, ci diceva ci dobbiamo abituare all'idea che ci saranno moltissimi asintomatici che verranno trovati perché sta aumentando il numero dei tamponi e che questi asintomatici che non si sarebbero neanche accorti del virus senza il tampone lo resteranno senza contrarre la malattia. Che cosa risponde a queste osservazioni del suo collega genovese? Ligure. Questa è un'osservazione molto, molto precisa e molto accurata. Del resto lo studio di sieroprevalenza che è stato fatto nel nostro paese ci dice che il 30% delle persone che hanno anticorpi non ricordano nessuna sintomatologia, quindi almeno il 30% delle infezioni è asintomatica. Appunto quello che dicevate prima, questo periodo di incubazione, essendo la persona di cui parlavamo prima, Silvio Berlusconi, asintomatico, non possiamo sapere quando sia diventato positivo al tampone. Però quello che ci fa pensare è che in effetti, come predetto dall'Istituto Superiore della Sanità, in questo momento i nuclei familiari sono una delle aree in cui si possono trasmettere il virus, e quindi finché il virus colpisce persone sane con cariche basse e da forme asintomatiche, questo diciamo tutto bene, nel senso che abbiamo l'attività di tracciamento che consente l'isolamento. I problemi potrebbero venire nel momento in cui alcuni membri di questi familiari, anziché essere completamente sani, come sono quelli di cui parlavamo, abbiano altre patologie. Ricordiamoci che oggi nelle terapie intensive italiane sono ricoverate qualche centinaio di persone, quasi tutte con patologie preesistenti, e avere una patologia preesistente di per sé non è che sia una colpa, sono proprio quelle persone che noi dobbiamo proteggere e preservare. Maroni, se lei oggi fosse al governo, lei magari tra poco si candiderà a nuovamente governare la città di Varese, ma se lei fosse al governo, le decisioni che sono state prese fino ad oggi dal Comitato Tecnico Scientifico le confermerebbe, farebbe delle scelte diverse rispetto al governo attuale? Parlo del tema della ripresa ovviamente e della gestione della fase di, appunto, di riapertura delle scuole e quant'altro. Visto che lei è stato un uomo di governo, ci può dare una risposta? Sì, col senno di poi è facile ovviamente dire che cosa si sarebbe dovuto fare, invece non è stato fatto. Io non critico pesantemente il governo per quello che non ha fatto finora, perché era veramente complicato e difficile. Si pensava che in estate il virus sarebbe sparito, purtroppo non è così. Io farei due cose se fossi al governo rapidamente, anzi una la farei e una non l'avrei fatta. Non avrei aperto le scuole il 14, visto che si vota il 20 e il 21, perché si aprono le scuole,
per pochi giorni, poi ci sono nelle scuole i seggi, quindi bisogna bonificare prima delle elezioni e dopo le elezioni, e quindi avrei semplicemente rinviato di una settimana l'apertura, visto che si vota in tutta Italia, perché c'è il referendum costituzionale. Ecco, questo avrei fatto di diverso rispetto a quello che il governo ha deciso, tanto una settimana non cambia niente. E poi invece una cosa che il governo deve fare è mettere rapidamente in esecuzione le iniziative per i fondi europei, perché altrimenti aspettiamo ancora mesi e chi ne risente è il mondo produttivo, non solo quello del nord ma anche quello delle regioni del sud, che anzi è probabilmente più debole rispetto a quello del nord. Ecco, questa è una cosa che il governo, che Gualtieri deve fare rapidamente, perché finora si è perso molto tempo. Allora, entriamo con De Magistris nel tema caldo che ogni giorno diventa più incandescente dell'agenda politica italiana, ed ovviamente è il nodo delle regionali. Ieri abbiamo sentito molte opinioni diverse sul tipo di peso politico che possono avere vittorie o sconfitte. Io chiedo a lei, perché lei è un sindaco, non so come la pensi su questo, se ci fosse una sconfitta in molte regioni italiane per il centrosinistra, il governo secondo lei dovrebbe in qualche modo prenderne atto, diventerebbe più debole, meno forte, si avvicinano le elezioni anticipate oppure no? Ma la mia sensazione è che le regionali non avranno un'incidenza sulla tenuta del governo. Sono certo che questa legislatura arriverà al 2023, anche perché a luglio comincia il semestre bianco in direzione dell'elezione del Presidente della Repubblica. Credo invece che ci sarà in autunno, secondo me, un cambio nella compagine di governo. Non credo che sarà questa la formazione che farà l'ultima parte di legislatura. Questa è la mia sensazione. Maroni fa sì con la testa. E adesso lo ascoltiamo. A questo punto ci dica, scusi, lei non le manda mai a dire De Magistris, non faccia il vago, come si dice a Roma. Chi è che vede in tema di sostituzione nella formazione del governo attuale? No, guardi, io faccio una previsione di questo tipo, una sostanziale inadeguatezza in alcune parti di questo governo. Sinora la lentezza con cui hanno immesso liquidità nel Paese è stata bilanciata da una tenuta della coesione sociale in cui i sindaci, il mondo dell'impresa, del lavoro, i cittadini italiani hanno dato un contributo enorme. L'autunno sarà caldo. Credo che la scuola sarà forse il principale banco di prova per questo governo, dove la lentezza si è vista molto forte. Anche noi siamo stati lasciati come soldati a combattere senza le linee guida fino a qualche giorno fa. Addirittura hanno fatto coincidere la data delle elezioni regionali con l'inizio dell'anno scolastico, eppure si sapeva da 5 mesi quando cominciava la scuola. Io penso che ci sono dei punti cardine nella compagine del governo dove si registra, a mio avviso, un'assenza di visione per affrontare una fase così delicata per il nostro paese. E allora, prima di sentire subito Maroni e Aprile, andiamo a vedere il punto politico di Luca Sappino, che ci porta dentro la contesa delle regionali. Per me non è un voto che può mettere in discussione il governo, qualunque sia l'esito. Paola Taverna, coerentemente con il carattere, è fiera e convinta. Comunque vada il voto delle prossime regionali, Conte resterà al suo posto e non sarà trascinato via, si intende, neanche dal risultato che i più si attendono disastroso, in particolare per le liste del Movimento 5 Stelle. A liberatori opinionisti, però, hanno in realtà più dubbi che certezze. E a Matteo Salvini, dopo un'estate alle prese con i malumori di Zaia e le difficoltà di Fontana in Lombardia, sta tornando il sorriso. Matteo, Matteo, Matteo. Una manna sono gli ultimi sondaggi. Sembrerebbero contendibili la rossa toscana e anche la Puglia. Secondo Nando Pagnoncelli, lì Raffaele Fitto del centrodestra sarebbe oggi un punto e mezzo avanti a Michele Emiliano del PD uscente, e lo scarto tra i due al momento corrisponde esattamente alla stima attribuita da Ipsos a Ivan Scalfarotto, candidato autonomo dei renziani. Poi c'è anche la candidata dei 5 Stelle, data al 15%, e così l'area di governo è divisa in tre e la resa dei conti in caso di sconfitta è assicurata.
sbagliata. Ma io penso che noi vinceremo le elezioni regionali. Nicola Zingaretti cerca di tenere alto il morale e chiama grande classico a un voto utile contro le destre, ma la coalizione non esiste neanche in Toscana, dove il PD è alleato sì con Italia Viva, ma non con i 5 Stelle e neanche con la sinistra radicale, che alle ultime regionali valeva il 6%. PD, Sinistra e 5 Stelle stanno insieme in Liguria, sì, ma comunque non ci sono i renziani e il centrodestra di Toti vede vicina la riconferma. Alla fine si tratta di fare un bilancio. Il centrosinistra governa oggi la Campania, le Marche, la Toscana e la Puglia. Il centrodestra il Veneto e la Liguria. Si parte dal 4-2. Se il centrodestra lo dovesse ribaltare in un 5-1, difficile nulla accada anche a Roma. Bene, nessuno ci può dare un'interpretazione più corretta di che cosa pensino coloro che vivono nel centrodestra di questa sfida, del loro peso sul voto. Ovviamente Roberto Maroni ce l'ha, ma vorrei che la ripetesse per i nostri ascoltatori. Tutti hanno sempre detto che non c'è un legame diretto fra governo nazionale ed elezioni regionali. Perché, secondo lei, un voto locale può imporre una diminuzione di legittimità, anche simbolica, di un governo eletto in Parlamento? Ci sono dei precedenti in questo, in particolare vi ricorderete il governo D'Alema, che D'Alema si dimise da Premier dopo la sconfitta nelle regionali, ma la differenza rispetto a Conte è che D'Alema si impegnò molto per quelle regionali, mentre Conte se ne sta a Palazzo Chigi. Io sono d'accordo con il sindaco De Magistris che non ci sarà crisi di governo, che ci sarà un rimpasto, io lo chiamo così, e che probabilmente si andrà alle elezioni a scadenza naturale 2023, visto che da luglio parte il semestre bianco. Il Presidente della Repubblica, il nuovo Presidente della Repubblica, che sarà eletto nel febbraio del 2022 da questo Parlamento, la prima cosa fa? Scioglie il Parlamento che lo ha eletto? Non credo proprio. A meno che, questo è lo scenario più negativo per il governo, a meno che le regionali vadano malissimo, da 4-2 per la sinistra si passi addirittura a 5-1 per il centrodestra, l'unica regione sicura pare proprio la Campania con Vincenzo De Luca, e soprattutto se vince il no al referendum, perché sarebbe la sconfitta totale del Movimento 5 Stelle. Allora, una sconfitta del Movimento 5 Stelle per il no, con la vittoria del no, e una sconfitta del Partito Democratico con soprattutto la perdita della Toscana, secondo me in questo scenario la crisi di governo c'è e si potrebbe andare al voto a primavera dell'anno prossimo, perché non c'è bisogno di una nuova legge elettorale, non essendoci la riduzione dei parlamentari. Se non succede questo disastro per il governo, sono d'accordo con De Magistris, elezioni 2023. Scusi, supplemento Maroni, se ci fosse quello che lei ha definito il 5-1, ma il referendum vincesse il sì, lei crede che non basterebbe la sua stima, la sua valutazione? Beh, tra questi due scenari, quello peggiore per il governo 5-1 e non referendum, e quello migliore, diciamo un 3-3 con il sì che vince, ci sono gli scenari intermedi e lì è difficile dire che cosa succederà. Se vince il sì al referendum, comunque vada il voto alle regionali, non ci saranno elezioni politiche anticipate, perché serve una nuova legge elettorale, e la nuova legge elettorale non si può fare durante il momento della sessione di bilancio, si farebbe a marzo-aprile dell'anno prossimo, io credo, e con il semestre bianco non c'è il tempo per elezioni anticipate, se vince il sì. Se vince il no, invece, e anche se la sinistra vince le regionali, potrebbero esserci, uso il condizionale, le elezioni anticipate in primavera dell'anno prossimo. Allora, abbiamo il mini spot. Lei cosa voterà al referendum, sì o no? Io voto sì, la Lega ha detto che si vota sì, quindi io voto sì. Allora, mini spot. De Magistris, lei cosa vota? Dopo il mini spot, dopo De Magistris. A questo punto suspense. Non lo chiediamo a Richeldi perché è uno scienziato, a tra poco. Bene, di nuovo in diretta. Allora, Luigi De Magistris, anche lei è impegnato nella campagna del sì o del no per il referendum? Oppure semplicemente non andrà a votare? No, io non sono impegnato nella campagna per il referendum, ma voto no.
perché a me spiace che ancora una volta, come dire, la mancanza evidentemente di credibilità di una parte del Parlamento e addirittura la forza che rappresenta la maggioranza del Parlamento dica agli italiani che ci debbono stare meno parlamentari, ed è difficile far comprendere che invece votando sì ci sarà ancora di più un peso maggiore dei capi di partito, le minoranze non saranno tutelate, alcune parti del territorio del nostro paese non avranno parlamentari, non avranno deputati e non avranno senatori. Invece ci sarebbe voluto bisogno da parte di questo Parlamento di una finalmente una legge elettorale che dà stabilità al paese, che si indica il premier prima che si va a votare, la coalizione, e che si possa governare. Invece si fa tutt'altro, si continua a fare populismo propagandistico, questa è la mia sensazione. Allora, ho una valutazione su questo a Marianna Aprile e poi ho una domanda per il professor Richelli. Sul voto sul peso del referendum sono assolutamente d'accordo con quanto dice la Madoni, il vero banco di prova è quello lì, non fosse altro perché nel momento in cui dovesse essere una debacle quella delle regionali per il governo, c'è comunque da fare la legge elettorale prima di andare a votare e nessun governo si affretterebbe a fare la legge elettorale che lo manda a casa, quindi sarebbe blindato per i mesi a venire, ma non c'è dubbio su questo. Ci arrivano intanto altre notizie che consenta di scegliere direttamente i propri candidati. In questo caso le notizie però arrivano, non riguardano il Covid, ma arrivano dal governo e sono segnate con le famose due croci ANSA. Il premier Conte ha detto che entro venerdì verranno messe a disposizione delle navi per svuotare gli hotspot di Lampedusa. Evidentemente volge a conclusione il braccio di ferro tra il governatore Musumeci della Sicilia e il governo. Quindi entro venerdì invieremo, dice il premier, due imbarcazioni per risolvere la questione. Allora, Richeldi, sì. Sì, professor Richelli, una valutazione sempre suggerita dalle cronache di queste ore. La sua valutazione, accennava Maroni, sull'opportunità della tempistica sul rientro a scuola e soprattutto sul compromesso che si è raggiunto sul trasporto degli scuolabus, che in alcuni casi, per chi conosce le grandi città, questo quarto d'ora accademico sugli autobus sembra veramente un po' impervio. A Roma in un quarto d'ora, per chiarire, ma penso anche a Milano, non si attraversa neanche un semaforo. Però volevo chiedere la sua opinione. Sì, diciamo che la ripartenza nella data programmata delle attività scolastiche è un segnale anche di relativa tranquillità per le famiglie, per i ragazzi che vanno a scuola, non dico di normalità, perché purtroppo non siamo in mesi in cui dobbiamo considerarci una situazione di normalità, però di una relativa ritorno alle pratiche che avevamo prima del lockdown e che secondo me è un giusto atteggiamento con cui affrontare la ripresa della scuola. Quindi non vedo una grande differenza tra partire una settimana prima e una settimana dopo, ma vedo un valore abbastanza simbolico nel ripartire nel giorno che era stato deciso. Trasporto pubblico, e in particolare quello scolastico, sappiamo è uno dei punti critici, ci si è lavorato tanto, ricordiamoci che i trasporti sono ripartiti a maggio con grande sicurezza e molto bene, senza aver causato un aumento dei contagi che anzi sono andati calando quando si è riaperto il trasporto, quindi io sono fiducioso che questo possa funzionare. La cosa del quarto d'ora, ovviamente ha ragione lei, un'osservazione molto acuta, non mi aspettavo altro del resto su Roma, su una città come Roma, ma magari un paesino o una cittadina piccola in un quarto d'ora magari si attraversa tutta la cittadina. Andiamo a Napoli allora, Richelli. Quindi, come al solito è un po' un compromesso di buonsenso. No, sta dicendo, questo è importante, è un'indicazione di standard di massima, certo, che in alcuni casi quando è impossibile, come dire, diventa più elastica, certo, e quando si può si rispetta perché è fondamentale. Però a maggior ragione, siccome l'Italia è anche Napoli, Roma, Milano e quant'altro, quello che ci dice Richelli è molto interessante. Allora, De Magistris, lei governa Napoli, anche lì mi pare che il quarto d'ora sia di... non per nulla togliere, non perché... Roma ha superato Napoli nel traffico, però non anche da voi, il problema esiste, immagino, no? La questione del famoso quarto d'ora. Ma io farei due riflessioni. La prima, che la scuola deve cominciare.
perché è fondamentale per la democrazia proprio del nostro paese, quindi non riesco proprio a immaginare la didattica a distanza da settembre, quindi l'impegno nostro è fortissimo. Una misura che siamo riusciti a realizzare invece è il trasporto dedicato agli studenti. Noi abbiamo messo a disposizione un servizio di autobus innovativo per gli studenti e anche per gli universitari, dove possono salire solamente loro nelle aree più congestionate. Allora, volevo chiedere a Maroni se, ce lo fa prima che chiudiamo il collegamento, ci fa vedere qualcuno di quei cimeli, perché arrivano continui messaggi agli ascoltatori, quello delle Alpi, è la storia, quello della Bossi, Lega, dai. Da bambino, cioè qual è il pezzo più bello di questo museo maroniano? La bandiera americana, cioè poi. A parte i superalcolici, Questa foto qui riconoscete con chi sono? No. Quale? No. Troppo questa che indico no, è troppo... Beppe Grillo no. Clamoroso, clamoroso al Cibali, colpo di scena, ci spieghi tutto, cioè, ma quindi con i 5 Stelle si canta. Era un tempo, tanto tempo fa, prima che nascessero i 5 Stelle, e io ero andato da lui per intervistarlo e fece un'intervista alla Padania. Grazie. Il giornale della Lega, figuratevi, no, un po', era la preistoria, che ecco. Diceva, se lo ricorda Maroni, cosa diceva? Ma diceva peste e corna di tutto, ovviamente, quindi era molto, per noi era molto interessante, perché era l'antipolitica ed erano gli anni in cui la Lega si scatenava contro il pentapartito, insomma, no? Quindi ci faceva un po' gioco. Poi vabbè, lui è un po' esagerato, diciamo, però un bellissimo ricordo, ero andato a trovarlo a casa sua e mi aveva accolto veramente come un amico. Vabbè, bei ricordi, insomma. Vabbè, ma questi sono i ricordi, i miei ricordi personali, non c'entrano niente col mondo esterno, insomma, sono cose mie, ecco. No, ma infatti non volevamo violare la privacy della sua casa, però visto che un po' era, si nota, cioè quella bellissima, c'è gente che si è messa con lentino, bandiera americana alle sue spalle, ecco, su quel cammino. Quella sì, quella l'avevo ricevuta da ministro dell'interno nel 94, perché ero andato negli Stati Uniti nella sede dell'FBI, perché avevano intitolato una sala a Giovanni Falcone. Forse era la prima volta negli Stati Uniti e forse anche in Italia non era ancora stato fatto. Nel 94 l'FBI intitolò una sala a Giovanni Falcone e mi invitò come ministro dell'interno e mi regalarono quella bandiera. Quindi per me è un ricordo, certo. È un ricordo molto, molto particolare e molto intenso. E pensate, coincidenza, Falcone e Borsellino sono proprio l'unica foto chiaramente distinguibile nello studio di De Magistris. L'ho visto. Li ha messi lì proprio come i lari domestici, le divinità laiche a cui tenere onore. De Magistris, facciamo... Da quanto tempo sono lì? Io ho fatto gli iscritti in magistratura il 23 maggio del 92. No. Quindi ho consegnato gli iscritti il giorno prima della strage di Capaci, quindi sono magistrati ai quali ho ispirato il mio percorso professionale insieme ad altri, quindi un ricordo indelebile. Bene, allora in questa parte finale di trasmissione vi proponiamo un'anticipazione di quello che poi vedremo domani, un'intervista esclusiva che Telese e io abbiamo realizzato al grande regista americano Oliver Stone. Oliver Stone in questi giorni si trova in Italia in occasione della serata conclusiva della Milanesiana 2020, la rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. Oliver Stone stasera sarà proprio presente in occasione dell'uscita della sua autobiografia in Italia. Stone sarà in dialogo con Silvia Bizio e Tony Servillo e reggerà alcune pagine del suo libro. Ci sarà poi a conclusione il concerto degli Extra Liscio, il gruppo rivelazione di quest'estate. E allora noi possiamo, vi vogliamo anticipare che ci ha scioccato questa intervista, è stato forte, dirompente, un settantenne senza età, anche con opinioni molto molto acuminate. Che uomo è Putin? Yes, I think Mr. Putin. Credo che Vladimir Putin abbia mostrato molto di sé durante le interviste, che sono durate molto tempo. È stato molto sincero con me. E molti non crederebbero a quello che dice, però bisogna mantenere
uno spirito candido ascoltando, perché in America arriva soltanto la caricatura di Vladimir Putin. Qui bisogna cercare di trovare la verità. Il mio documentario è un'ottima opportunità per ascoltare la voce dei russi e non ascoltare la voce dei media americani sulla Russia. Allora, sentirete poi tante opinioni caustiche anche sui leader del Partito Democratico non americano. Scontate, opinioni non scontate, sorprendenti. Su Obama, quindi, su Clinton. Se volete, domani questo è un regalino che facciamo. Marianna, chiudi tu con l'ultima battuta, perché quando tu sei qui, no? Un a caso così. David si tace e io anche. No, sono curiosa di sapere cosa dice di Biden. Fatemi uno spoiler. Ecco, buona domanda, perché non ne ha voluto parlare, quindi questa è la risposta. Uno spoiler involontario. Vi diamo allora che gettate il telecomando, subito dopo di noi Atlantide, ritorna Andrea Purgatori con American War, manco a dirlo, e quindi la serata della 7 continua in occasione dell'armistizio che pose fine alla Seconda Guerra Mondiale, 2 settembre 1945. Ci vediamo domani. A Purgatori. Hai detto...